fermeremo qui per un'ora, scendete. Dai con quella scala. Ciao Rosaria. Ciao. Luis. Allora ti sembra questo il modo di dare il benvenuto a un uomo che torna dalla guerra santa? No, no, non sono ancora un prete. È arrivato il figlio di Don Pedro! Oh, caro il mio bambino, così non posso alto. Crederci. Su, dai, ogni notte sognavo di incontrarti. Ti vanno delle fragole e un po' di cioccolata. Cioccolata e fragole, dategli del cibo, non la pappa. Come sei diventato grande, figliolo. Così va meglio, ora portate la sua roba in camera e asciugatevi gli occhi. Sembra un angelo. Donne e lacrime, uno dei grandi misteri della vita. Il ragazzo è arrivato. Ho fatto numerosi cambiamenti. Probabilmente faticherai a ritrovarti. Abbiamo persino l'elettricità adesso. Mi sembra tutto più piccolo di come ricordavo. Sei cresciuto. Vieni, andiamo dentro. Oh, santo cielo, guardate! È esattamente come era da bambino. Mi scusi, signore. Non è cambiato affatto. È cambiata, eh? Una casa dovrebbe stare al passo coi tempi. E così pure un uomo. Siamo 5 giorni indietro rispetto a Madrid. Ma qui c'è gente che i giornali li aspetta anche una settimana. Ah, San Francesco. Avete investito molto nell'arte? Beh, in un certo senso sì. Ho avuto il tutto da un nobile decaduto che non aveva capito che di questi tempi un uomo deve lavorare per mantenere ciò che possiede. I tempi ormai stanno cambiando. Puoi starne certo. La Repubblica si sta imponendo. Hai gli occhi di tua madre. Perché credi che abbia mantenuto questa casa con tutte queste stanze? Perché è tua. Nel frattempo, naturalmente, io do molti ricevimenti. Tanti ministri di governo si fermano qui. Quelli a me più congeniali ci vengono spesso e conoscono la mia ospitalità. Ho così tante cose da dirti e su una questione mi serve il tuo consiglio. Ma quello può aspettare. È bello riaverti qui. Ti ricordi? Naturalmente. E ancora come l'hai lasciata?
Lei era una donna gentile, Louise. Tenera. Affettuosa. E indulgente. Suppongo che tu sappia perché tuo zio ti ha portato via quando lei morì. Per salvare la mia anima, dico bene? Sì, Louise. Cioè, non di meno il solo contatto con la dissolutezza può farla scaturire dall'animo. Quello che l'uomo è, è. Tornate al vostro posto tra pentole e tegami! Oh, tuo padre ha un brutto caratteraccio, Louise. Io sono venuta solo per chiedere se 3 materassi sono sufficienti per lui. 5! Lui è qui per riposare. Sono abituato a dormire sulle assi, padre. La mia casa è tutto fuorché un monastero. Portategli 5 materassi. Portate su altri 2 materassi. La tua acqua è calda. E la colazione? Padre, io mangio una volta al giorno. E si vede. Josefa? Sì, signore. Confido in te perché questo martire non sia più pelle e ossa. Noi ora ci avviamo alle scuderie. Nel frattempo, preparategli la colazione! Sì, signore. Se ti piacciono i cavalli, sei venuto nel posto giusto. Padre, mi dispiace deludervi, ma io non so andare a cavallo. Mio fratello ti starà insegnando molto su Dio. Ma certamente non altrettanto sulla vita. A questo penserò io. Margherita, va bene questo. Dov'è Luis? Ah! Hai dormito bene. Andava bene la colazione. Forza, 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 su al lavoro. Gli ospiti arriveranno presto. Luis, non ha importanza. Ma è questo l'unico abito che hai? Sì. È solo che il nero è cupo per una festa di benvenuto. Mi dispiace, è l'unico che ho. Beh, che ne è del denaro che ti mando ogni mese? No? Non dirmi. Lo dai in elemosina ai poveri. Sì, esatto. Tu mi salvi l'anima a mie spese. Ascoltami, figliuolo. Chi ha inventato la carità pensava a se stesso, non alle persone che doveva aiutare. Se davvero volessi aiutarli, troveresti loro un lavoro. Comunque, agli abiti penseremo domani. Ora senti. Ti ho messo accanto a Pepita Jimenez. Parla con lei, conoscila. È una buona amica. È su di lei che vi serve il mio consiglio? Il tuo consiglio, figlio mio. Non il tuo consenso. Luis, ciao mio caro. Andiamo. Luis! Ehi là, salve. Ricordi Don Serafin? Un amico, nonostante i difetti. No, lei mi tenta. Abbracciami, ragazzo mio, e ignora tuo padre. Lui ottiene quello che vuole qui. Convince persino il sindaco e i deputati. Senza il tuo aiuto. Vieni, assaggia questo. Potrebbe toglierti l'amaro in bocca. Eccellente. Ti fermerai a lungo, Luis? No, solo qualche giorno. Salve. Salve, mia cara. La famiglia di Don Serafin, Don Carmen e sua figlia Rosaria. Piacere di conoscerla. Come va? Tu non mangi mai, vero? Tu conosci la figlia? Hola, Don Sebastian. Luis! Don Sebastian, Luis! Bene, Luis! Assaggia questi. E quanto di meglio c'è in Andalusia. Guarda chi c'è. Che piacere dopo tutti questi mesi. Vieni. Vieni ad assaggiare il mio. Allora, che cosa si dice a Madrid? Mi spiace, non frequento la capitale. Lo sai, quando io ero studente a Madrid, la cosa più triste era l'alba. Il sole mi trovava sempre che vagavo verso casa, esausto in bolletta, domandandomi come avrei fatto a tirare la fine del... Oh, vicario! Buon pomeriggio, mia cara Marisa. Noto con piacere che si è ripresa dopo la malattia. Grazie.
Bene. Ah, vicario, è un bene che lei sia venuto. Ah, ma mi sentirei meglio se la vedessi in chiesa uno di questi giorni. Ma non vorrei mettere a rischio la sua reputazione. Potrebbe cascare il mondo se entrassi. Ecco chi potrebbe venire al posto mio, Luis. Ah, come stai, figliolo? Zilia? Tuo padre è una brava persona. Uno di questi giorni tornerà all'ovile, ne sono più che convinto. Quando Pepita arriverà, andremo a tavola. Pepita sarà dei nostri? Penso di sì. Va bene, grazie. Cattive notizie? Pepita non verrà al pranzo. È indisposta. Andiamo. Su, andiamo a divertirci. Si ricorda quella volta quanta confusione c'era? Eravamo almeno 350 persone. Non uno che abbia battuto. Sì, me lo ricordo. C'era una strana atmosfera al pranzo, che solo io notai. Sapevo che era stata provocata dall'assenza di Pepita Jimenez. Durante il pasto, io e mio padre non scambiamo parola. Lui era chiaramente turbato e fissava continuamente la sedia vuota. Stimato zio, dopo 10 anni vedo un grande cambiamento in mio padre. Come sapete, ho lasciato il seminario dietro sua insistenza e lui ha promesso di spiegarmene presto la ragione. Vi scriverò fedelmente finché non tornerò in seminario per prendere i voti. Luis, perché non vieni con me al club stasera? Ti piacerà. Potreste restare in casa a leggere, padre. C'è vita anche nei libri, sapete? Leggere fa male agli occhi. Dovrai venire con me qualche volta. E poi il club ha la benedizione del vicario. Credimi, non è stato facile. Vabbè. Cerca di riposare. Ah, Luis. Siamo stati invitati a pranzo domani. Da Pepita. Naturalmente abbiamo accettato. Buonanotte, padre. Buonanotte. Devo ancora incontrare Pepita Jimenez. I domestici dicono che sua madre la costrinse a sposare un anziano facoltoso che la lasciò vedova. Dicono che il matrimonio non è mai stato consumato e che lei è in lutto da oltre un anno. Mi piacerebbe incontrare questa donna misteriosa. Margherita, dagli qualcosa da mangiare. A questi piccoli mocciosi li caccio sempre via dal frutteto. E questi bambini hanno fame. Non dirmi che vuoi che li sfami tutti i giorni. D'accordo, venite avanti, bambini. Avete sentito? Su, mettetevi a sedere, coraggio. Vi daremo qualcosa oggi e qualcos'altro domani. Sarebbe meglio insegnargli a lavorare, così almeno si guadagnerebbero il pane. Ecco, adesso mangiate. Va bene, grazie, Pepi. Buongiorno. Buongiorno, signor. Siediti. Siediti. Per cosa mi volevate vedere? Non lo sai? Si tratta di Pepita Jimenez. Lascia che ti spieghi. Dopo la morte di tua madre, altre donne giocarono un ruolo importante nella mia vita. Credevo di avere bisogno di loro. Finché non incontrai qualcuno di cui sapevo di aver davvero bisogno. Pepita Jimenez? Certo. Padre, non avete bisogno del mio consenso. Se lei mi sposa, beh, potremmo anche avere dei figli. E questo ti riguarderà. A me non serve il denaro, io ho la chiesa. Figlio mio, anche a un prete serve il denaro. Voi credete che lei accetterà? Non lo so. Ha avuto molte offerte, è giovane, è vedova. È orgogliosa. Certo, mi è affezionata. E l'affetto può trasformarsi in amore. Non lo so. Io spero che accada. Padre, avete già un sacerdote per la cerimonia? No, ma ne ho uno in mente. È giovane.
e inesperto. Ma suo padre mi dice che è brillante. Salve, Don Pedro. Vorrei presentarle mio figlio, Luis. Piacere, Luis. Oh, benvenuto. Prego, padre, la sua benedizione. Benedici, oh Signore, il cibo che noi stiamo per ricevere. Amen. Amen. Prego. Ecco. Oggi finalmente ho incontrato Pepita Jimenez e ho potuto constatare perché lei sia diventata un simbolo di pietà e di virtù nella comunità. È adorabile, come dicevano, ma nello stesso tempo modesta e in un certo senso timida. Così in superficie mio padre appare abbastanza sicuro di sé. Io sono certo che le abbia chiesto di sposarla più di una volta, ma finora lei si è dimostrata riluttante a compromettersi, sebbene gli abbia dato molta ragione di sperare. Pepita sembra una donna orgogliosa e io avverto che non conduce molta vita sociale, perché segretamente si vergogna del suo primo matrimonio. Di una cosa vi posso assicurare, stimato zio, che a giudicare dal comportamento di mio padre è chiaro che lui è profondamente innamorato di Pepita Jimenez. È ottimo davvero. Venga, venga, si sieda. Ah, ecco, adesso va meglio. Beh, visto che io ero... Oh, grazie, grazie. Dunque, le stavo dicendo... Sì, nelle missioni. Grazie. Nelle missioni, infatti, è molto difficile. No, grazie, non fumo. Oltre a tante squisite qualità, ho scoperto che Pepita è anche un'abile musicista. Ha accettato di suonare solo dopo molte insistenze. Trovo piuttosto strano il suo prolungato periodo di lutto.
Mentre Pepita suonava ho provato in vero qualcosa di mistico. Mi sono sentito fuori da me stesso e mi sembrava di osservare l'intera scena da una prospettiva diversa. Le note musicali mi sembravano come fili che si estendevano prima dalle sue dita a quelle di mio padre e poi alle mie. Io credo che questo sia un segno che presto lei accetterà di sposare mio padre. Ecco. L'hai visto? Oh, salve! Scusate il ritardo, signori, mi sono perso qualcosa. Solo due mani, poco interessante. Ah. E voi? Sì. Un bicchiere di latte, grazie. Ho portato con me il mio giovane prete, quindi modera il linguaggio. Un giorno tuo padre cercherà il perdono di Dio, Luis. Il perdono? Sì, lo chiederò, vicario. Perdono per non aver amato tante donne o bevuto tanto vino quanto avrei potuto. Perdono per quei momenti in cui ho evitato di vivere la mia vita al massimo. Perché Dio ci ha creati per vivere. Suppongo che qui sia fuori posto parlare di Dio. No, vicario. Io e lei abbiamo idee diverse su Dio e sull'inferno. Io credo che l'inferno sia dentro di noi e che il modo per raggiungere Dio sia attraverso gli altri esseri umani. E io credo che quello sia peccato. Va bene, Pepita, dica a tre Padre Nostro. Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Più di una volta ormai le nostre strade si sono incrociate in chiesa. Tutto questo mi distrae. L'attenzione di Pepita mi mette a disagio. Anche i diversivi al club con mio padre mi imbarazzano. Ma soprattutto sono disturbato dentro. Il risultato è che trovo sempre meno tempo da dedicare alla contemplazione religiosa. Luis, oggi recitiamo i misteri, vero? Prima di cominciare diremo un Padre Nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi. Vedo che sei in buone mani. Puoi raggiungerci più tardi da Pepita, se ti va. Saranno tutti là. No, grazie. Divertitevi, padre. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto. Tutta questa penitenza è proprio necessaria. Per favore, non dirlo a nessuno. Ti puoi fidare di me. Non ho detto niente a nessuno e non ho intenzione di farlo. Dio, aiutami. Umiliando la carne, riconduco la mia mente ai pensieri di nostro Signore. E ho seguito il vostro consiglio di mantenere una certa distanza da Pepita Jimenez, anche se ciò mi riesce difficile. Ci sono numerose occasioni in cui non posso declinare un invito senza apparire maleducato. Per esempio, vista l'inquietudine politica, mi sono sentito obbligato a partecipare a un pranzo offerto da Pepita ai lavoratori. Mio padre e io siamo spesso invitati a queste riunioni. Ritengo che questo sia un altro segnale di Pepita che noi saremo presto una sola famiglia. Comunque, mi turba vederla nel ruolo di matrigna.
Sono sicuro che lei, più di mio padre, sarà felice di vedermi prendere i voti. I raccolti in autunno non sono come quelli della frutta e del grano. Questo per ovvie ragioni. Le giornate sono corte, comincia a far freddo. È evidente che dobbiamo pagare di più i braccianti. Noi misuriamo la nostra vita con le olive e le arance. Sì, ma è una bella vita, nonostante la pioggia. Ah, ma che belle! Sono stupende. Guarda qui, Luis. Sono meravigliose. Certamente. Ma oggi è venerdì santo, non vi pare? Sì. Scusateci un momento. Prego. Vicario. Angeli del paradiso appena in tempo. È magnifico, Pepita. Me lo tieni tu, per favore. Dovrei proprio prenderne uno anch'io per il viaggio. Oh, che freddo. Sbrigatevi, ragazze, arriveranno presto. Mettetevi laggiù. E spostatevi di qui. Aspettate, lasciate fare a me. Maria, vieni ad aiutare. Senti questo pane. È ancora caldo. Vieni qui, fammi sentire il vino. Buono. Voi tutti siete gente laboriosa e timorata di Dio, ma avete due idee che sono sbagliate. La prima è che il ricco sia il vostro nemico. La seconda è che le leggi sono fatte per i ricchi. Niente di tutto ciò è vero. Questo pranzo offerto da Pepita Jimenez è la prova delle sue buone intenzioni e della sua generosità. Allontanatevi dall'odio e dalla violenza e diventiamo tutti una cosa sola, cari amici. Dio benedica questo cibo che stiamo per condividere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Prego, si siede. Bravo, e ora mangiamo. Senti questa. Dormire è l'unica cosa che gli andalusi vogliono fare. E chiunque li svegli è subito odiato. Panzane. Quella gente non ci conosce. Se i braccianti avessero il lavoro, lo farebbero.
Quello che non capiscono è che l'andaluso farebbe di tutto per migliorarsi e lavorerebbe come ogni altro uomo sulla terra. Scusatemi, padre. Quando mio padre mi parla non lo ascolto. Gli sto lontano, di lui non mi importa affatto. Non riesco a dormire. Ho Pepita Jimenez davanti agli occhi. La sento ridere, vedo il suo corpo sotto una luce nuova. Così tanto è accaduto da quando sono arrivato qui. Vorrei tornare in seminario oggi stesso. Questa mattina l'ho rivista. Lei è quella donna meravigliosa che tutti dicono che sia. Ho come l'impressione che mi venga a cercare. Senza sapere cos'altro fare, dico di sì a tutto quello che dice lei. Nessuno sospetta cosa io stia provando. Mi chiedo quale sia lo scopo dell'amore. Può essere uno solo. La procreazione nell'immagine del bambino Gesù che dirige il suo amore verso di noi come se fossimo i suoi bambini. Poiché amo mio padre, voglio che si sposi il più presto possibile. Questo è il mio pensiero di sacerdote, anche se una parte di me vorrebbe che lei continuasse a restare una vedova. No. No. Sì. No. No. Il risultato è il seguente. Voti a favore dell'incremento dei salari e della riduzione delle ore di lavoro per il prossimo raccolto autunnale, 3. Voti contrari, 10. In questa occasione lei non ha vinto, Don Pedro. E crede di aver vinto lei? Che ne è del progresso? Il progresso materiale si può ottenere solo con 3 cose. Denaro, denaro e poi denaro. Ma lei non vuol tirar fuori pochi altri spiccioli da sotto il materasso? No, signore, quello che è giusto è giusto. Abbiamo votato. La maggioranza va rispettata. Anche la maggioranza dei braccianti. La necessità è dalla loro parte. Basta con i paroloni, Don Pedro. Lei fa sempre quello che le pare. Vorrei ricordarvi quello che è successo nei campi l'anno scorso. E questa volta sarà peggio. Lei forse ha paura di quei codardi anarchici che uccidono i cani? Voglio che sappiate che intendo accettare le condizioni dei braccianti. Io non prendo le parti di nessuno, se non quelle di Nostro Signore, che continuerò a servire umilmente e fedelmente. La faccenda dei cani è solo un atto sovversivo. È il bisogno di un cambiamento. Quello che loro non capiscono è che, se vogliono che le cose rimangano come stanno, tutto deve cambiare. Buongiorno, è la giornata adatta, meravigliosa. Buongiorno. Ah, vi ringrazio, ma ce la faccio ancora a scendere da sola. Gradisce un bicchiere di anice prima di cominciare? No, grazie. No? Scusa, mi aiuti a salire? Grazie. Serafin, vieni, si comincia.
Vieni, Luis! Prendila! Dio, aiutami a dimenticarla. Aiutami a donarmi alla chiesa. Voglio credere che lei sia morta. Cancellarla. Ma la vita e la morte sono la stessa cosa. Ti prego, aiutami, mio Dio. Dai, galletto, dai! Magnifico galletto! Questo gallo mi darà la fine del... Vai, vai, forza, ammazzalo! Hai visto? Guarda, guarda, guarda! E ci smenerete anche un bel po' di soldi! Sono sicuro che farà pezzi i nostri galletti! Attenti al vostro campione! Ehi, ma dove l'ho allenato? Facciamo 150 probabilità a uno contro il mio! Forza, forza! Fatti sotto! Su, forza! Dacci sotto! Un bel soffalcolo! Ammazzalo, ammazzalo! No. Ehi, 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 Don Sebastian, guardate! No, lei è il primo a mangiare e l'ultimo a pagare. Va bene, vicario? Adesso tocca alla chiesa a pagare. Forza! Il miglior gallo del giorno. E signori, io ve lo do 200 a 1. E lo stesso per il tuo, Sebastiano. Uno, due, tre, quattro. Vicario? No, no, a me ancora un bicchiere di vino, grazie. Visto che è campione? Forza! Uno, due, tre, quattro, cinque. E ancora uno, sei, bene. Forza. Oh, forza, galletto mio. Fatti onore perché altrimenti ti faccio arrosto. Lasci che l'aiuti. Per favore. È colpa mia se non ha avuto tempo per studiare e pregare, ma suo padre insiste che noi due ci conosciamo. Lui dice che lei vuole diventare un missionario. Sì. Allora, per favore, non si offenda, ma non crede che sia ora di imparare a cavalcare? Voglio dire, beh, i pranzi sono per i vicari e le vecchie zie, ma un giovanotto di 22 anni. Pepita?
Credo che ci stiano cercando. Pepita! Pepita? Non oso scrivervi del mio dissidio interiore. Comincio a sentirmi perduto. Sono giorni che inizio a scrivervi lettere e poi le strappo. L'amore non è come l'amicizia, è meno disinteressato, più possessivo, struggente. L'amore non è semplice. Un uomo, una donna, un segreto. Non posso dire a nessuno il mio segreto, ti prego, Dio, aiutami. Oh, venga, venga, andate. Oh. Oh. Padre, devo parlarvi. Luis, non puoi aspettare. È troppo importante, padre. Beh, se è importante, dimmi. Voglio che mi insegnate a cavalcare. Che cosa? Voglio che mi insegnate a cavalcare. Tu vuoi che io ti insegni? Tuo zio non approverebbe mai. Cominciamo domani. Saprai cavalcare bene come tutti in Andalusia. Io escluso. Nascosi a mio padre che era a causa di Pepita che volevo imparare a cavalcare. No, no, non così, così. Quando giri il cavallo è lì o là? Ora guarda la schiena, vedi? E falla indietro. Faccio due lezioni al giorno che mi sembrano infinite. Sono sempre in groppa al cavallo. Ho costantemente il sedere indolenzito. Forza, su! Torna al lavoro. Dai. Dai. Senti il cavallo. Sentilo. Diritta la schiena. Non ci è voluto molto tempo. La sgualdrinella l'ha liquidato. Pensava di essere troppo buona per lui. Le persone che si sposano per denaro hanno la memoria corta. Ha tolto il vecchio dalla sua infelicità abbastanza in fretta. Molto furba, direi. Ora probabilmente spenderà il suo denaro con qualche giovanotto. Ecco cos'è la vostra Pepita. È stato un bel discorso. Che adesso pagherà, signore. No, lasciate fare a me, padre. Ma tu non puoi! Maleducato. Non è quello il modo di parlare di una signora. Devo aspettarmi una predica? Su preciso consiglio del vicario, ho deciso di porre termine al mio lutto finalmente e di rivolgere la mia attenzione dai morti ai vivi. La mia casa diventerà un luogo di gioia e di letizia, io spero, per tutti voi. Congratulazioni. Grazie. Grazie. Sono grazie. Molto contenta. Ah, da Don Matin bisogna sempre avere un fiore. Lolo, un bacio. Grazie. Luca, prendilo tu. Naturalmente anche lei, Luis, è invitato. Spero che verrà. Su, vieni, Antonia. Aiutami a togliere questo nero. Non voglio mai più vestirmi di nero. Uh-huh.
Si sbaglia, comandante. È la donna che prende sempre l'iniziativa. È lei la scintilla che mette in movimento noi uomini. Una volta che ha fatto un cenno, poi può negarlo persino a se stessa. Ora, ben inteso, fare all'amore non è tutto nella relazione tra un uomo e una donna, ma è la chiave fisica che sostanzialmente fa partire una relazione. E comincia con un segnale da parte della donna. Interessante teoria, Don Pedro, che tuttavia non mi convince. Forse perché non c'è logica in questo. Quando mai si è trovata la logica in una donna? Loro parlano d'amore, leggono d'amore. Ma quanto poco amano. Vieni, raccogliamo delle arance. Cartella costa 5 centesimi. Il premio è un bel gruzzolo. Ne vuoi una? Perché no? Grazie. Buona fortuna. Bene, signori, andiamo a incominciare. Fate attenzione ai numeri estratti. 63. Ah, ce l'ha la signorina là in fondo. 14. 27. 19. 22. 74, 87, 53, 22. Ah, ecco qua! 17, 13, 47, 22. Non dovrebbe sorridere così. Nessuno dovrebbe sorridere a quel modo a nessuno. Ciao, Luis. Qualcosa non va, figliuolo? Penso sia meglio che io stia a casa stasera. Davvero? Detesto l'idea che Pepita si offenda. Ecco, aiutami con quelli. Sì. Padre, non voglio rovinare la vostra strategia per sposarla. Ma io mi sento a disagio là. Ho due scelte, far da chaperon alle giovani coppie o mettere in guardia agli adulti su quello che possono o non possono dire. Per giunta non gioco a carte. Tuo zio non capisce che le carte sono state inventate per i preti. Per tenerli lontani da ben altri problemi. Eh? Vieni. Vieni con me. Madre castissima, ora... Basta così per stasera. Via dalla cucina. Vieni, siediti. Margherita, tu resta. Mi servi per fare il terzo. Che differenza tra la tua educazione e la mia. In confronto alla tua, la mia è stata come una messa nera. Il fumo del sigaro, il mio incenso, il mio messale, un mazzo di carte. E il mio altare, un tavolo da gioco. Va. Diciamo che ho avuto vari altari. Il perfetto sacerdote del vizio. Ora, ombre, questo è un gioco per tre persone. Ad ognuna si danno 9 carte. Lo scopo del gioco è di vincere più mani possibile. Ecco. Sistema le carte secondo i semi. Oh, Luis, hai imparato così bene. Lei ha chiuso. Come va? Posso partecipare anch'io? Ah, Don Serafino. Mi fa piacere. Io sto bene, grazie. Salve, Luis. Marisa, mia cara.
La chiamano. Chiamano me? Sì. Ci vediamo dopo. Grazie, grazie mille. Dalla sera in cui le nostre mani si toccarono, io mi chiusi nella mia stanza pieno di dubbi. Sono 3 giorni che non la vedo e non metto piede in casa sua. No, non vengo. Perché no? Sì, si ballerà. Ma tu puoi giocare a carte adesso. Ho detto di no. Che ci prende, Luis? Rispondimi. Che cosa vuoi? Voglio tornare in seminario. Ne sei sicuro? Sì. D'accordo, allora. Partiremo subito dopo la festa di San Juan. Rivedrò più. Cominciavo a provare vero amore per lui. Ma è una pazzia. No. All'inizio non provavo niente. Ma ora... ora... lo amo. Lo amo ogni giorno di più. E adesso... lui se ne andrà e io non lo rivedrò più. Non mi ha mai amata. Non mi ha mai amata. E io lo voglio. Lo voglio. Per me. E solo per me. Cosa gli hai preso? Credo, signore, che senta nostalgia del seminario. Tu non credi che sia malato? Tutto quello che so è che non ha neanche toccato cibo oggi. E... cosa? Da quando ha ricevuto la lettera da suo zio, il decano, si è chiuso in camera sua e ha fatto scivolare la chiave sotto la porta. Non mi permette neppure di portargli la colazione. Si è chiuso a chiave? Sì. Questo è strano.
Buonasera, Don Pedro. Sono geloso di mio padre. Voglio confessare tutto quanto. L'amore è così odioso. Voglio tutto per me stesso, voglio tutto per lei. Aprite la porta! Margherita! 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 Luis, si accomodi. È da giorni che non la vediamo. Vado a dirle che è qui.
Ho capito che non posso sacrificare la ragione all'amore e che ho tradito i miei principi. Ho realizzato che il desiderio non è l'unica forza della mia vita. Sto passando giorni di amara riflessione. Voi, stimato zio, mi avete insegnato come trovare Dio. Quindi prima della fine del mese tornerò in seminario. Ho scritto a Pepita di questa mia decisione. Sono certo di aver trovato la strada di casa. Non la rivedrò più. Ho avuto la forza di resistere e ho resistito. È stata una grande sorpresa quando Pepita Jimenez è venuta a casa nostra. Antonia le aveva detto che mio padre avrebbe passato la giornata in una delle sue tenute. Non l'ho ricevuta. Non avrei potuto. Ho mandato a dire da Margarita che ero ammalato. È andata via senza che io la vedessi. La verità è che non mi serve alcun pretesto per essere ammalato. Lo sono. Avrei dovuto venire in chiesa, padre. Ma non ho potuto. Io non ho bisogno di un confessore. Padre, io ho bisogno di un amico. Ha fatto bene a chiamarmi Pepita. Per meritarmi un marito, io devo smetterla di mentire a me stessa e a tutti quelli che mi circondano. Questa donna non è affatto una pia vedova. Oh, lei è così giovane. Quello che sente è piuttosto naturale e molto sano. Il suo corpo è... è pieno di male. C'è il diavolo. In tutta onestà, io credo che lei lo ami. E, francamente, l'amore è grazia. Non è il diavolo. Quindi non abbia paura. Lo sposi, Pepita. Lo sposi. Oh, se solo potessi. Adesso lei è una donna libera. Che cosa mai potrebbe impedirglielo? Suo padre. Il padre di chi? Pepita, cosa sta dicendo? Io sono innamorata di Luis. Pepita, quel ragazzo sta per diventare sacerdote. Non c'è speranza. No, no. No, non è completamente senza speranza. Vede, noi ci amiamo. Noi ci amiamo. Questa è una bestemmia. Noi ci amiamo. Bestemmia. Donna, lei ha teso una trappola a quel giovane. Sta tentando di sedurre un uomo di Dio. Oh, padre, lui sta lottando contro questo, con ogni parte del suo corpo. Ma io gli ho teso delle trappole. Ho teso delle trappole per lui, con i miei occhi, con il mio corpo, con il mio tocco. Ogni mossa che faccio è calcolata per allontanarlo dalla chiesa. Ma la temo. Io non sono alla pari della mia rivale. Lui sta per partire. Lo capisce questo? Lui torna da Dio. E ha ragione. No. Se Dio è amore, lui deve restare qui con me. Con me. Che il Signore abbia pietà di lei, figlia mia. Vuole mettere un padre contro suo figlio? Vuole mettere Dio contro se stessa? Non mi importa. Non mi importa. Non mi importa, farò qualsiasi cosa. Non c'è niente che lei possa fare. Il suo amore per Dio lo salverà.
non sapevo cosa fosse l'amore. Ma ora lo so. Credimi, non c'è niente di vieni qua, Fesù, su questa terra. Antonia. Oddio mio. Antonia. 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 Io non ho mai sofferto così prima. L'amore. L'amore fa male. Non l'amore, mia cara. Gli uomini. Sì, lo so. Ah, Pedro, come sono contento di vederti. Hai fatto un buon viaggio? Ti avverto, fratello. Sono in apprensione per Luis. Nelle sue lettere mi sembra distratto dai suoi studi e dalle sue meditazioni. Direi che è un buon segno. Ah, così ci sei tu dietro. Lo contamini col tuo mondo. Lui mi ha quasi detto la causa. Hai forzato una giovane vedova verso di lui. Beh, dovresti vedere cosa scrive di lei. Oh, mi piacerebbe. La faccenda è seria, Pedro. Quel ragazzo era destinato a diventare un prete esemplare. Ti ha detto che non prenderà i voti? No, ma tanto è la stessa cosa. Chi è questa tentatrice che hai usato per vanificare i miei anni di lavoro e di consigli? Come hai detto tu? Una giovane vedova. Una bella e giovane vedova. Bene. Io gli ho scritto consigliandogli di evitare ogni contatto con lei. Ah! Fuggi la donna, diavolo, gridò il prete. Non cogli un pizzico di invidia in questo tuo consiglio? È una magra consolazione sapere che tu brucerai all'inferno per la tua impudicizia. Ma non ti vergogni, fratello. Se Luis continuerà a corteggiare questa vedova, potrebbe anche non tornare più qui. Come? Tu vuoi dire? Gli uomini pieni di sé sono sempre ciechi. Lo so che lei è la tua fidanzata ufficiale. Sfortunatamente non è ancora ufficiale. Oh, Pedro, tuo figlio è il tuo rivale. Ti sconcerta, non è vero? Hai almeno idea dello scandalo che potrebbe provocare? Pensaci. Sono certo che concorderai che dovrà essere evitato. E come? Rimandandomelo qui immediatamente senza dirgli del nostro incontro. Tu eri incaricato della sua educazione. Tu l'hai portato via. Questo è un tuo problema, fratello, non mio. Margarita! Margarita! E a Luis che voglio vederlo. Volevate parlarmi, padre? Sì. Toglietelo. Ah.
L'autodifesa è una materia obbligatoria in seminario. Vediamo cosa ti hanno insegnato. Certo, non ci hanno insegnato la violenza, padre. Sei un codardo? Mio figlio è un codardo? Difenditi, Luis! Va avanti! Difenditi adesso! Andate via! Sta andando via. Non può far niente per fermarlo. Per i ricchi, un classico. Per chi ha una certa età. E la voglia poi di far fronte a questa situazione. Nessun uomo può soffrire più di qualche mese. Lo spirito guarisce come il corpo, altrimenti la vita sarebbe un inferno. Quando mia moglie morì,
Io piansi. Ho dimenticato. Quando penso a lei ancora mi rattristo, ma... nella vita di un uomo ci sta questo ed altro. Stimato zio, questa è l'ultima lettera che vi mando. Presto tornerò a casa. Avanti. Così Luis ha deciso di partire. Vada da lei. L'ha mandata lei? No, ci sono molte cose che voi uomini non sapete delle donne. Le chiedo di venire a vederla. A spiegarle almeno che la lascia per Dio. Pepita capirà, ne sono sicura. Come potrei spiegarle i miei sentimenti? Non potrebbe mai capirmi. Vada a trovarla e capirà quanto lei la ami. Per favore, posso fidarmi che verrà stasera? Lei lo sa che è venuta qua? No. Verrà allora. Perché stai tornando indietro? Perché non vai avanti? Io non mi capisco, padre. So del tuo appuntamento. E so anche che sei spaventato. Non riesco ancora a capire. Luis! Non mi hai mai mentito prima, perché adesso? Sei uomo. Finisci ciò che hai cominciato. Padre, tornerò a casa ora. Partirò domani. Se non volete accompagnarmi, andrò da solo. Hai paura di affrontare Pepita Jimenez? Hai paura che la tua fede, che tu hai martirizzato, non lo sopporti? Vi prego, padre. Sii te stesso, Luis, prima di tornare in seminario. Ma prima dimostra che sai resistere alla tentazione. Vai a dire addio a Pepita. E non lasciare che ti aspetti. O lei potrebbe aspettare in eterno. E ammettilo. Hai paura. Ammettilo! Molti uomini ne hanno quando devono affrontare il loro vero io. Ecco. Tuo zio mi ha detto tutto. Ora sei libero di decidere da solo.
Pepita. Congratulazioni.